straordinariamente positivo nella vita della CNA. E sono veramente molto emozionato che all'interno di questa serata che il Comune realizza qui a New York ci sia uno spazio per la cultura e ci sia uno spazio per un'istituzione così particolare come la CNA di Bologna. Quindi grazie Matteo, grazie Virginia. So, good evening, I'd like to... Forse per primo ha capito la rilevanza di mostrare a un vasto pubblico la storia del cinema e ha vinto questa scommessa basandosi sulla qualità. Quindi i programmi del Cinema Ritrovato sono dei programmi estremamente complessi, estremamente esigenti, ma il risultato è che le sale sono piene e che la sera ci ritroviamo o in Piazzetta Pasolini per vedere i film proiettati con un proiettore a carbone, le coppie 35 mm, o in Piazza Maggiore davanti all'enorme schermo di Piazza Maggiore a vedere assieme i grandi capolavori della storia del cinema. Abbiamo creato il laboratorio L'Immagine Ritrovata, che è oggi uno dei grandi laboratori al mondo, che ha fatto restauri, non solo grandi restauri di film italiani, ma di restauri di film di tutto il mondo, e oggi è anche una grande realtà economica, perché il laboratorio ha 80 dipendenti e ha recentemente aperto una sede a Hong Kong e una sede a Parigi. Il laboratorio fa anche attività di formazione per altri luoghi nel mondo dove ancora non esistono laboratori così specializzati e ha vinto per 3 volte il Leone per il miglior restauro al Festival di Venezia, cosa naturalmente di cui siamo molto, molto fieri. Ma questa doveva essere anche un'occasione per presentarvi i nuovi progetti della Cineteca. Il primo nuovo progetto è aprire nel pieno centro della nostra città una sala che era stata aperta nel 1915, che è chiusa da molti anni e che vogliamo diventi una delle sale più straordinarie, non solo nella nostra città, non solo in Italia, ma in Europa e nel mondo. La sala si chiama Modernissimo e contiamo di aprirla fra un anno, sarà una sala da 400 posti, questo sarà l'ingresso, e la cosa straordinaria è che non è solo una sala, ma accanto a questa sala c'è un luogo espositivo che adesso percorrerete, di 1200 metri quadrati, dove potremo mostrare la storia del cinema, ma anche i progetti che la Cineteca sta realizzando. Cineteca basata negli Stati Uniti, da molti anni grazie agli Stati Uniti abbiamo potuto restaurare moltissimi film di tutto il mondo, anche film italiani, grazie all'amicizia e al sostegno prima di tutto di Martin Scorsese e della sua Film Foundation, e ci sembrava logico fare un passo avanti e dare la possibilità al pubblico americano di sostenere direttamente la nostra attività. And the last project that's really important, carried out a number of really important restorations, in particular with the Film Foundation, Martin Scorsese with the Film Foundation, so we work towards making... A big applause for him. Thank you for the presentation. And President of our Agricultural Center and Market, and Mr. Virginio Mera, the Mayor of Bologna. Wow. In English, FICO, no, is Fabbrica Italiana Contadina, is an acronym. Second name is Italy World, is a huge agro-food park, is an education project in terms of food education, because we should eat well, as we will taste in a couple of hours, because we will be a part. So of course you're gonna be able to taste some Italian food from Bologna thanks to Piccolo Caffè. You borrowed them from us, so they're doing pretty well. Avete sentito cosa sta succedendo a Bologna? Bologna investe molto nella cultura, investe molto nel cambiamento. È una città che ha una grande tradizione, la prima università del mondo occidentale, e la nostra tradizione è continuare
a cambiare, siamo un simbolo vivente. So you heard what's happening in Bologna. Cosa c'entra appunto il cibo con il cinema e la Cineteca di Bologna? Beh, Bologna è una città che eccelle in tante direzioni, ma la cosa secondo me interessante è che in fondo tutte possono essere ricondotte al tema della conoscenza. Bologna ospita la più antica università dell'Occidente ed è all'avanguardia in tanti settori. Per esempio qui siamo nello store della Ducati, quindi siamo all'avanguardia nella meccanica, ma anche in campo culturale abbiamo le nostre eccellenze. La Cineteca ha un'attività locale, nazionale, ma anche molto internazionale. Quindi per esempio a New York siamo sempre presenti nei festival cinematografici di questa città, nella programmazione del Museo d'Arte Moderna, del MoMA, e poi siamo presenti perché abbiamo molti rapporti con grandi cineasti, tra cui Martin Scorsese, forse il più grande cinefil del mondo, che è anche grande amico della Cineteca e ha sostenuto molti nostri progetti, tra cui anche la creazione dell'associazione Friends of Cineteca, basata sugli Stati Uniti, che consentirà alla Cineteca di recuperare fondi per le sue attività. E poi questa sera a New York abbiamo voluto annunciare forse il progetto più prezioso della Cineteca, che è finalmente la nostra collezione di film. I negativi del cinema italiano, ma anche i negativi dei nostri restauri, trovano una casa presso un deposito abbandonato della periferia che si trova in via Giuliolo, un deposito che rivivrà, avrà una nuova vita e diventerà lo spazio dove conservare la storia del cinema italiano, ma anche la storia del cinema mondiale, e dove restaurarlo, dove ci sarà, dove troverà sede il nostro laboratorio, l'immagine ritrovata. Isabella, lei qualche anno fa era a Bologna, no? Adesso Bologna è venuta a New York. Bologna è venuta a New York, ma io voglio venire a Bologna. Siamo felicissime di dare il benvenuto a Bologna, qui a New York, e di sostenere soprattutto il restauro del cinema. E Bologna è stata veramente all'avanguardia di questo movimento di conservare il nostro cinema, il nostro patrimonio culturale. Una parte la Cineteca sta migliorando sempre di più, sta crescendo, quindi esporta le nostre capacità appunto nel mondo. Dall'altra parte Bologna si propone col cibo, no? Col food in tutto il mondo. Cosa pensa di questa accoppiata cinema e cibo? Beh, cinema e cibo va perfettamente bene insieme, e Bologna è l'esempio. Sì, Bologna ha portato non il cinema ma il restauro del cinema, l'idea che il cinema fa parte della cultura di questo secolo, ed è da secoli che mangiamo benissimo a Bologna, quindi le due cose si sposano benissimo.